Caldara Santucci dell'Accademia del Ghiaccio, Francesca. Sì, Irma e Marco sono nati da Tiziana Pagani, lui arriva dalle rotelle, pensate, come Matteo Guarise, pattinano insieme da un anno, sono arrivati 20esimi al Golden Spin di Zagabria con 108-12 e lei nel 2016 con un altro partner ha partecipato alle Olimpiadi Giovanili di Lillehammer nel 2016 e ai Mondiali Junior nel 2017, quindi ha grossa esperienza lei. Coppia inedita, coppia nuova allora, li abbiamo visti, si allenavano proprio davanti alla nostra postazione, andiamo a seguirli. Sì. Bene il doppio twist. Quale errore per Caldara? Caduta sul doppio axel. Su due piedi il lanciato. Bene l'axel lasso, sollevamento del gruppo 5. E bene il doppio flip Euler, doppio tollup. Triplo rit lanciato su due piedi. Spirale interna avanti. Chiudono la prova Irma Caldara, Marco Santucci, come ha ricordato Francesca in precedenza, lui stratitolato nel pattinaggio a rotelle con sì. 5 mondiali vinti. Irma, questa è una prova Marco Santucci.
con forse un po' troppe sbavature. Infatti erano insieme da un anno anche, ricordiamo, poi c'è stato anche un cambiamento. Diciamo che anche il più esperto, tra virgolette, come anagrafe, come carta d'identità, 1989, la data di nascita di Marco Santucci, 5 mondiali vinti nel pattinaggio a rotelle, lui è toscano, eccolo qua, vedete inquadrato. Grande la differenza d'età tra i due. Lei classe 2000. E ci passano 11 anni. Ah, sì. 11 anni tra i due. E qua rivediamo alcuni momenti della loro prova per chiudere il loro campionato italiano. E qua l'errore da parte di Caldara. In questo frangente si sono riusciti a rifare un attimino. Però attenzione, attenzione. Li vediamo che stanno arrivando sul Kiss and Cry. Ricordiamo che pattinano all'Accademia del Ghiaccio, sono allenati da Tiziana Pagani. Tanto vale la pena anche ricordare il podio dello scorso anno, soltanto due le coppie che hanno preso parte alla competizione tricolore, la vittoria della Monica Guarise davanti a Ghilardi Ambrosini, che sino a questo momento è anche l'1-2 presente al termine della prima parte di gara. Sì, quest'anno c'è stato, insomma, quattro coppie senior, insomma, fa ben sperare per il movimento azzurro. Anche Conti Maci, che vediamo adesso che stanno riscaldando sul ghiaccio con in balaustra Rosanna Murante e Raffaella Cazzaniga, sono una neocoppia. Anche perché per anni c'è sempre stato la bagarre tra la coppia della Monica Guarise e Markei Jotarek. Sì. Si sono battagliati sia a livello nazionale che a livello internazionale, soprattutto quando c'erano da guadagnare posti importanti per le competizioni tipo le Olimpiadi. Proprio vicino al Kiss and Cry vediamo anche il fratello di Valentina, Lorenzo Markei, che lavora all'Accademia del Ghiaccio come preparatore atletico. Era qua presente l'altro giorno Valentina. Intanto aspettiamo il verdetto, aspettiamo di capire il punteggio totale, finale di Caldara Santucci. Li vediamo accompagnati anche da Giulia Cotugno e Fabrizio Pedrazzini. Tanto scendono sul ghiaccio Sara Conti e Nicolò Maci, i prossimi a cimentarsi nel programma libero delle coppie. Sì, oltre a Raffaella Cazzaniga e Rosanna Murante sono allenati da Barbara Luoni, che oggi non è qui presente perché è ai campionati spagnoli. Sara arriva dall'artistico, quindi è una coppia di recentissima formazione, pattinano insieme solo da giugno. Sono arrivati 15esimi alla Warsaw Cup quest'anno e 13esimi al Golden Spin, dove hanno preso il punteggio nello short program per partecipare agli europei. Ecco qua, abbiamo il punteggio. Marco Santucci. La coppia ha ottenuto un punteggio di segmento 116 netto, il punteggio complessivo, c'è soddisfazione da parte di Marco Santucci. Che si sistema, si adagia dopo lo sforzo, eccolo, tranquillo con tutto lo staff che sorride. Conti e